Esercitazione test di piano Subgiano per il comune di Subiano. Insieme a noi c'è Paolo Emilio Cherubini e parliamo di questa esercitazione che verrà fatta, ma soprattutto i primi incontri con la popolazione. L'esercitazione Subgiano è il test di verifica dell'aggiornamento del piano di protezione civile del comune di Subiano. Si svolgerà il 29 marzo 2014 su tutto il territorio del comune di Subiano e attiverà tutta la popolazione. Il test si svolgerà la mattina, quindi di sabato, fino alle prime ore del pomeriggio. La popolazione sarà invitata a lasciare le case nella maniera descritta durante la formazione che è stata fatta in fase di redazione del piano, abbandonare la casa, andare nelle aree d'attesa che ci sono in ogni frazione del comune di Subiano e, se vorrà, potrà recarsi nell'area di accoglienza della popolazione a Subiano, nella zona stadio, dove verrà vettovagliata e dove sarà organizzato anche un dormitorio per simulare la vera emergenza. Quindi sarà un grosso impegno per la struttura comunale di protezione civile e noi vogliamo anche che sia anche una festa per la cittadinanza, che in questa maniera si renderà molto resiliente verso la catastrofe e inizierà questo processo lungo che l'amministrazione ha voluto implementare di autoaiuto e di autoinformazione. Gli incontri con i cittadini intanto come si svolgeranno? Si svolgono come stasera, con una presentazione con delle slide dove viene spiegato esattamente cosa accadrà minuto per minuto, cosa ci si aspetta dalla popolazione, e quindi accetteremo le loro proposte, le proposte della popolazione, e faremo anche un test di verifica per verificare se la formazione è giunta a bersaglio. Insomma, ecco. Una verifica anche di un piano comunale di protezione civile già attivo? Sì, il piano comunale di protezione civile di Subiano è attivo da tempo e l'amministrazione ha ritenuto di doverlo aggiornare, in quanto che le strutture di accoglienza e le strutture anche viarie sono cambiate, quindi non solo il sistema sociale di aggregazione della popolazione, ma anche le infrastrutture si sono cambiate, bisogna aggiornare queste nuove esigenze con queste nuove situazioni, con le esigenze della protezione civile. 29 di marzo il test di piano e la prova di esercitazione proprio di questo piano comunale di protezione civile. Riguarderà soltanto il paese di Subiano oppure anche le varie località, visto che noi ci troviamo a Santa Mama e abbiamo parlato delle aree di attesa di tutto il territorio? Verrà interessato tutta la superficie del territorio comunale, e quindi tutte le frazioni e tutti i 6.000 abitanti, insomma, saranno chiamati a fare loro azioni. Quindi il comune di Subiano, con il concorso per punti di comando della prefettura, della provincia di Arezzo, dell'Unione dei Comuni. Quindi il piano di Subiano come sistema integrato su un più largo organizzazione a livello provinciale e intercomunale. Prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti saranno venerdì prossimo e tutti martedì e venerdì fino ad arrivare all'esercitazione in ogni frazione e nel capoluogo. Quindi questi sono gli incontri che facciamo per la seconda volta e che l'amministrazione ha intenzione di continuare, perché la resilienza della popolazione e l'autoaiuto è per noi un obiettivo, un target assolutamente da raggiungere. Chi naturalmente non sarà presente nel proprio territorio, quindi nella propria frazione eccetera, potrà comunque prendere visione di quello che succederà il 29 di marzo, quindi con questi incontri, andando in un altro di questi luoghi il martedì o il venerdì, sempre alle ore 21, giusto? Sì, sempre alle ore 21. Nell'atrio della residenza municipale a Subiano c'è il calendario preciso delle riunioni, e se anche qualcuno non riuscisse a ricevere questa formazione e volesse il materiale distribuito dal comune, può andare direttamente all'ufficio tecnico, dove verrà senz'altro distribuito. Ecco. Diamo soltanto un primo accenno. A che ora si inizia l'esercitazione? Il 29 di marzo, ricordiamolo, è un giorno di sabato. Dunque, ci saranno due inizi differenziati. Uno per l'amministrazione comunale, che dovrà simulare un'attività veramente intensa e anche parossistica, perché come sappiamo l'edificio comunale non sarà agibile e quindi bisognerà spostare tutto il sistema comune e tutte le informatizzazioni nella sede alternativa del centro operativo comunale, che è presso lo stadio di Subiano. Quindi inizierà molto presto la mattina per il sistema comunale di protezione civile. A un'ora
diciamo non mattutina, estremamente mattutina, ci sarà un segnale che probabilmente sarà saranno i fuochi artificiali, alcuni mortai molto grossi. Ecco, quello sarà il segnale che noi diremo alla popolazione come se fosse una scossa. Ecco, da quel momento la popolazione aprirà il manuale che viene distribuito e eseguirà precisamente tutta la checklist che il sindaco ha comunicato e procederà all'evacuazione della casa se lo ritiene opportuno. Prova di protezione civile, ma soprattutto il test di un piano di protezione civile. Assessore, quanto è importante che la popolazione sia informata, ma soprattutto sia consapevole dell'autoaiuto, ha detto prima Paolo Emilio Cherubini, una cosa anche importante, e di quello che naturalmente già il comune, il territorio offre con delle zone anche di attesa. Diciamo che questa è una prova per noi fondamentale, perché si fa tanto parlare di protezione civile, si discute, se ne parla, si fanno banchetti, tavole rotonde e quant'altro, però quello che è fondamentale è poi la prova pratica. Quindi noi ci stiamo accingendo a questo evento che sarà molto importante anche per verificare la sensibilità della popolazione di fronte a questo problema, perché poi sappiamo tutti che quando poi le cose ci cadono addosso si dice: ma perché, come mai è successo, come mai era il comune. Quindi noi vogliamo prevenire tutto questo, quindi questa iniziativa, che poi è prevista anche dalla legge, quindi noi siamo i pionieri da questo punto di vista, questa iniziativa è un evento molto importante, sarà un test, come diceva Emilio, il termine è esatto, sarà un test per verificare, diciamo, anche la consapevolezza della popolazione di come si deve comportare in certe situazioni. Credo che però sia importante anche naturalmente la gente che prende in mano la situazione, no? Sì, esatto, cioè diciamo che da questa prova, non so se Emilio credo che abbia già illustrato come verrà eseguita, da questa prova noi potremmo avere un test di verifica di quello che potrà accadere. È chiaro che molte cose non andranno per il verso giusto e questo ci aiuterà per il futuro a mettere, diciamo, quei rimedi laddove magari le cose non hanno funzionato bene. Però il fatto che la gente si muove di casa e quindi fa un percorso che magari lì per lì potrà sembrare una passeggiata, una cosa stupida, però sicuramente nel suo inconscio si ricorderà di quella situazione, quindi se, speriamo che non succeda, ma se dovesse succedere sa già cosa deve fare. Questo è molto importante. È naturalmente una simulazione e quello che naturalmente chiediamo proprio ai cittadini da parte dell'amministrazione comunale è quello di partecipare a questa esercitazione. È un modo per avere anche meno paura di quello che succede naturalmente poi in quello che è il vero, no? La realtà spesse volte che sentiamo anche. Quindi naturalmente è una partecipazione importante e fondamentale proprio per la crescita anche di ognuno di noi. Però naturalmente sempre ricordando che se sentirete le sirene delle misericordie, le sirene dei vigili del fuoco, gli scoppi eccetera, naturalmente non sta accadendo niente di quello che potrebbe veramente incutere un terrore, no? Esattamente, la dobbiamo prendere come una festa in buona sostanza, perché la cittadinanza, uscendo di casa e venendo nella zona festa dove verrà vettovagliata e accolta, deve significare un momento di comunione, di una comunità che si riunisce nel momento in cui c'è veramente il bisogno della solidarietà di tutti, perché è vero che c'è la macchina comunale, provinciale, regionale, statale, ma la cosa che più importa durante una catastrofe è la qualità del legante che collega la società, che lega le persone, le famiglie, le conoscenze, le parentele, i paesani. Insomma, il paese ha una grande resilienza davanti alle calamità. Noi la stiamo esercitando. Sono curiosa, nelle lezioni precedenti Paolo Emilio Cherubini ci ha dato degli spunti perché anche nelle nostre case dobbiamo fare molta attenzione naturalmente a dei piccoli accorgimenti. Vediamo se l'assessore ha preso delle precauzioni. In casa ha delle mensole, assessore? No, non ho gli scendiletto, per esempio, come diceva Paolo Emilio, perché sono molto pericolosi. Non ho messo ancora le staffe negli armadi, però penso che quest'estate provvederò a mettere le staffe negli armadi.
Anch'io mi sono dimenticata di mettere naturalmente alle mensole invece quel paramensole perché non cada tutto di sotto. Questi sono gli accorgimenti di cui però si è ricordato l'assessore e gli accorgimenti di cui mi sono ricordata anch'io per quanto riguarda le mensole, che sono bellissime, ma alla prima scossa cade tutto di sotto. Tutto di sotto, sì. Magari anche in testa. Esatto. E la cucina, poi ci sono anche dei problemi in cucina che bisognerà prendere atto di tutto questo. Quello che diceva prima l'assessore, poi in fin dei conti ci ricordiamo veramente di quel momento, di quell'esercitazione che abbiamo fatto e così la riportiamo nel nostro vivere quotidiano nel momento in cui ci auguriamo non ci sia mai necessità. Esatto. Ha imparato la lezione. Grazie.